Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Potazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciatemi un messaggio. Oggi faremo un tutorial di una maglia per donna. E questa maglia per donna è in top down a forma quadrata. Top down forma quadrata significa che ho tutti e quattro lati sono lunghi uguali. E andremo a eseguire con questa lavorazione. Il materiale che vi serve per realizzare questa maglia è il Drops You, è un cotone 100% cotone, sono gomitoli da 50 grammi per 170 metri. Questo filato l'ho preso su lanamania.it. Con questo filato utilizzeremo un uncinetto da 3 mm. Iniziamo il progetto andando a realizzare 124 catenelle elastiche. Andiamo a realizzare 124 catenelle elastiche. Posizioniamo il filo su questo dito e su quest'altro e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 giri equivale a 124 e vi avanza ancora un po' di filo. Questo filo lo posizioniamo dalla nostra parte e qui è questo filo, è quello del gomitolo. Inseriamo l'uncinetto e andiamo a realizzare un nodino. Prendiamo il filo, lo mettiamo sull'uncinetto e con l'uncinetto prendiamo il filo del gomitolo e entriamo in entrambi i due punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, con l'uncinetto prendiamo quello del gomitolo e entriamo in entrambi i punti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, con l'uncinetto prendiamo il filo del gomitolo e entriamo in entrambi i punti, in questo modo. Andiamo avanti in questo modo andando a realizzare la catenella elastica. Come potete vedere, la catenella è elastica. Andiamo avanti così andando a realizzare 124 catenelle elastiche. Abbiamo così eseguito 124 catenelle. Adesso andiamo a chiudere il cerchio con un punto bassissimo. Questa è la parte del dritto e questa è la parte del rovescio. Noi chiudiamo nella parte del dritto in questo modo. Entriamo con l'uncinetto nella prima catenella, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Mettiamo il filo sull'uncinetto e entriamo in entrambi i punti. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso noi dobbiamo andare ad eseguire il top down a forma quadrata. Abbiamo eseguito 124 catenelle elastiche meno 4, che sono i punti dei quattro angoli, 120. 120 diviso 4 esce 30. 30 punti alti in ogni angolo. In ogni angolo noi andremo ad eseguire l'aumento per una taglia 44-46, che è di 2 punti alti una catenella, 2 punti alti. Ma adesso vi faccio vedere come dovete aumentare e diminuire in base alla taglia che dovete realizzare. Per una taglia 40-44, ogni angolo dovete andare a realizzare un punto alto, una catenella e un punto alto. Per una taglia 46-44-46, scusate, 46-48, quelle che facciamo noi una 46,
taglia 46. Per una taglia 46-48 ogni angolo dovete andare a realizzare due punti alti, una catenella e due punti alti. Per tagli maggiori, per una taglia 50-52, dovete ogni angolo andare a realizzare due punti alti, due catenelle e due punti alti. La taglia che noi faremo è una 46-48 e ogni angolo adesso andremo a realizzare due punti alti, una catenella e due punti alti. Quindi noi adesso abbiamo chiuso a cerchio, andiamo a realizzare il nostro primo aumento, cioè l'angolo. E andiamo a realizzare due punti alti, una catenella e due punti alti. Realizziamo 3 catenelle che sarebbe il nostro primo punto alto. Un punto alto entrando nello stesso punto, una catenella, un punto alto entrando nello stesso punto. E un punto alto entrando nello stesso punto. Così abbiamo fatto l'angolo e abbiamo fatto il nostro primo aumento che è composto da due punti alti, una catenella e due punti alti. Adesso andiamo avanti, andiamo a realizzare 30 punti alti. Entriamo nel punto successivo. E andiamo a realizzare un punto alto, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo a realizzare un punto alto. Andiamo avanti in questo modo, entrando in ogni punto e realizzando un punto alto per 30 punti alti. Abbiamo così eseguito 30 punti alti, adesso andiamo ad eseguire il secondo aumento, che è composto da due punti alti, una catenella e due punti alti. Un punto alto, un secondo punto alto, una catenella, un punto alto entrando nello stesso punto e un punto alto entrando nello stesso punto. In questo modo abbiamo eseguito il primo angolo composto da due punti alti, una catenella, due punti alti, 30 punti alti e il secondo angolo composto da due punti alti, una catenella, due punti alti. Adesso andiamo avanti, andiamo ad eseguire 30 punti alti, l'angolo, il nostro aumento che è composto da due punti alti, una catenella, due punti alti, 30 punti alti. L'angolo, il nostro aumento che è composto da due punti alti, una catenella, due punti alti, 30 punti alti. Abbiamo così terminato. Andiamo a chiudere il lavoro. Contiamo 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, rientriamo e abbiamo chiuso il lavoro con un punto bassissimo. Adesso andiamo avanti, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. Entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, un punto alto entrando dallo stesso punto, una catenella, un punto alto entrando nello stesso punto. E un punto alto entrando nello stesso punto. Andiamo avanti, andiamo ad eseguire 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Nel quinto punto andiamo ad eseguire un punto alto, 2 catenelle e un punto alto entrando nello stesso punto. In questo modo. 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nel quinto punto e andiamo ad eseguire un punto alto, 2
catenelle e un punto alto entrando nello stesso punto. 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nel quinto punto e andiamo ad eseguire un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. In questo modo andiamo avanti così fino ad arrivare in fondo al giro. Siamo arrivati in fondo al giro, abbiamo eseguito 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire 2 punti alti, 1 catenella, 2 punti alti, entrando nello stesso punto. Così abbiamo terminato il giro. Andiamo avanti, andiamo ad eseguire 2 catenelle, mettiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nel quinto punto e andiamo ad eseguire un punto alto, 2 catenelle e un punto alto entrando nello stesso punto. E andiamo avanti in questo modo, andando ad eseguire sempre un punto alto, una catenella e scusate, un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, entrando nello stesso punto, 2 catenelle, quando arriviamo all'angolo andiamo a realizzare il nostro aumento che è composto da 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti per tutto il giro, fino a terminare tutto il giro. Abbiamo così realizzato il giro e siamo arrivati in fondo al giro, adesso dobbiamo chiudere. Vi voglio dire una cosa, quando arrivate a formare l'angolo, entrate e formate l'angolo composto da 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Qui da un lato e anche dall'altro, non scavalcate 5 punti entrati nel quinto, ma 3 da un lato e 3 da un lato. Quindi voi quando iniziate questo giro, iniziate andando a formare l'angolo, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, poi qui 2 catenelle, qui scavalcate 1, 2, 3 giri, entrate nel quarto, così vi esce vi esce sia da un lato che dall'altro uguale. Questo vi volevo dire. Adesso andiamo a chiudere il lavoro. Contiamo 1, 2, 3, entriamo nella terza catenella, prendiamo il filo, usciamo e rientriamo nel punto. Così abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo e andiamo a lavorare un punto bassissimo. Entriamo nell'arco e andiamo a lavorare un punto bassissimo, 3 catenelle, che sarebbe il nostro primo punto alto, un punto alto entrando nello stesso punto, una catenella, un punto alto entrando nello stesso punto, un punto alto entrando nello stesso punto. E qui abbiamo formato l'angolo. Andiamo avanti, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, qui, e andiamo ad eseguire un punto alto. Entriamo nell'arco, andiamo ad eseguire un punto basso, entriamo, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco, questo, e andiamo ad eseguire un punto alto, un secondo punto alto e un terzo punto alto. Una catenella, mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire 3 punti alti entrando nello stesso arco. 1, 2 e 3. In questo modo.
Entriamo in questo arco e andiamo ad eseguire un punto basso e mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e andiamo ad eseguire 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Entrando nello stesso arco, 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti entrando nello stesso arco. Nell'arco successivo un punto basso. Nell'arco successivo andiamo ad eseguire 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Entrando nell'arco successivo un punto basso e andiamo avanti in questo modo. Andiamo avanti così fino in fondo al giro, poi andremo ad realizzare il nostro aumento che è composto da 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. E questi sono i due giri che dovete alternare per andare avanti con la vostra lavorazione. Il primo è quello composto da un punto alto, un punto alto, 2 catenelle, un punto alto entrando nello stesso punto e 2 catenelle. Il secondo è quello che vi ho fatto vedere ora, cioè composto da un punto basso entrando nell'arco. In questo arco andate a realizzare 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti, un punto basso nel punto successivo. E questo è quello e sono i due giri che dovete alternare andando a realizzare il vostro lavoro. Terminato questo, iniziate di nuovo con questo qui. Vi voglio far vedere una cosa. Quando arrivate all'angolo, come potete vedere, l'arco si allarga. Si allarga perché voi ogni giro fate un aumento. Per esempio, nel giro che stiamo facendo qui abbiamo un aumento. Vi faccio vedere. In questo giro, che è il secondo, abbiamo un aumento. Quindi l'aumento significa che ogni giro dovete entrare ad eseguire un punto alto da questo lato e un punto alto da quest'altro. Quindi inizierà, anziché 2 punti alti, inizieranno a aumentare 3 punti alti da una parte e 3 punti alti dall'altra. E così via man mano che andate avanti. Come potete vedere, aumentate 3, 4 punti alti, 5 punti alti e via via così. Adesso, quando siete arrivati sotto alla vostra ascella, misurate bene la circonferenza del vostro seno. Misurate bene la circonferenza del vostro seno e in base alla vostra circonferenza del vostro seno andate a realizzare le catenelle. Tenete presente che ogni modulo sono 5, è un multiplo di 5, quindi dovete ogni modulo andare a realizzare 5 catenelle. Quindi a me questa larghezza mi è troppo piccola, quindi ho fatto un aumento di 20 catenelle. 5, 10, 15, 20, cioè ho fatto un aumento di 4 moduli. Voi, come vi ho detto adesso, misurate bene la circonferenza del vostro seno e in base alla circonferenza del vostro seno andate a realizzare le catenelle, tenendo presente che un modulo è composto da 5, a un multiplo di 5, quindi dovete andare a realizzare 5 e andate avanti a realizzare 5, 10, 15, 20 e via via.
Una manica io l'ho già chiusa, adesso andremo a chiudere l'altra manica. Ci troviamo in questa posizione. Io ho terminato andando a realizzare il primo giro, che è questo qui che vi ho fatto vedere. Sono arrivato in fondo. Adesso entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire due punti alti. Poi andiamo a realizzare 20 catenelle. Che è l'aumento che a me serve. Poi mettete questo contro questo, l'angolo contro angolo, girate dall'altra parte, inserite il filo sull'uncinetto, entrate nell'angolo e andate a realizzare un punto alto. Di nuovo entrate nell'angolo e andate a realizzare il secondo punto alto. E così abbiamo chiuso la manica. E adesso andiamo avanti a lavorare da questa parte. Andiamo a lavorare da questa parte, andiamo ad eseguire i punti alti, poi qui andremo ad eseguire il primo giro, che è questo qui, che già da questo lato ho eseguito. Adesso andiamo ad eseguire un punto alto, entrando nel punto alto, un punto alto entrando nel punto alto, poi andiamo ad eseguire qui sopra 2 catenelle, qui sopra andremo ad eseguire un punto alto, 2 catenelle e un punto alto, così fino ad arrivare. Poi arrivati qui andate ad eseguire i moduli che avete eseguito, cioè questi qui. Io qua ho fatto 20 catenelle, quindi contiamo fino a 5. Nella quinta catenella andiamo ad eseguire il modulo, che è composto da un punto alto, 2 catenelle, un punto alto e così via. Qui vi devono uscire 5 moduli e andate avanti in questo modo fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Il primo tutorial, perché questo è il primo tutorial della maglia, è così terminato. Ciao al prossimo video!